Sono Giuseppe Bonito e sono il regista del film Figli. Ho scelto di mostrarvi questa scena perché a mio avviso contiene un mix di realtà, di percezione della realtà e di irruzione dell'inconscio, che sono proprio i tratti tipici di colui che ha scritto il film, e cioè di Mattia Torre. Ho sentito che avete problemi con vostro figlio. Cioè? Che non state bene, non riuscite a starci dentro, vi Ma lamentate. lei chi è, scusi? Voi qui volete sempre sapere tutto, dare un nome alle cose. I due protagonisti di questo film, Nicola e Sara, che sono interpretati da Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, sono due persone molto stressate, soprattutto dopo l'arrivo del secondo figlio. Nella scena precedente hanno litigato pesantemente. E qui compare un personaggio enigmatico, interpretato dall'attore iraniano Babak Karimi. Noi nel film non lo abbiamo mai visto prima e non lo vedremo più. La generazione dei nostri genitori sostanzialmente se n'è fottuta di tutto. Ci ha tirato su così come veniva, senza fornirci strumenti per essere a nostra volta dei buoni genitori. E quindi oscilliamo tra il tentativo di non fare i loro errori e alla lunga l'inevitabile applicazione del loro modello educativo. Ammazza come cervellotico però, Vero? eh. Che simpatico che è lei. Le posso offrire un caffè? L'ho appena fatto. Babak, dopo una lunga quanto surreale chiacchierata, gli propone di tornare indietro, di riavvolgere il nastro, di fare sparire il bambino, come dice lui. E la grande vi dà problemi? Beh, No. allora, mi sembra tutto a posto. C'è gente che in 5 vive in meno di 50 metri quadri, famiglie che non arrivano a fine mese. Con i figli che spaccia, qual è il problema? Ma tutto relativo comunque. Beh, insomma, relativo, Francia. Grazie. Che facciamo? Il vecchio ricatto che c'è gente che muore di fame, Alla fine la scena si rivela un sogno, ed è un sogno che hanno fatto entrambi e lo hanno fatto simultaneamente. Questo sogno però è servito a far emergere quel pensiero indicibile di poter immaginare nuovamente una vita senza figli. Io ho fatto di tutto per normalizzare la natura onirica e surreale della scena. Eppure in un ciak, dalla finestra, è arrivata improvvisa una luce piuttosto intensa. Quella luce ha contribuito poi a dare alla scena il giusto grado di astrazione onirica. Mi è venuta in mente la famosa frase di Renoir che diceva che sul set bisogna sempre lasciare aperta una finestra alla realtà. In questo caso ho capito che sul set bisogna lasciare aperta una finestra anche al sogno. quel quadro del lavo non ti piace, vero? Sì. Oh, ma quello è. E quel candelabro del merda del nonno, ne vogliamo parlare? Ma come E il bambino? Che facciamo? No! No!